¿Qué tal, amigos? En esta ocasión nos acompaña Don Karan Shamasha, quien es un padre eh, que vivió de cerca eh, en la persecución islámica en Irak. Y queremos conocer de primera mano su testimonio. Él es expárroco de Telescuf y vamos a preguntarle cómo vivió esa ocupación del Estado Islámico en el año 2014. Don eh, Karan. Come è vissuto eh, questa occupazione da de parte dello Stato islamico? Eravamo nella piana di Nineveh, vicino a Mosul, quella piana che era popolata sin dal primo secolo dai cristiani, grazie anche alla predicazione dell'Apostolo Tommaso che ha portato la buona novella alla, alla Mesopotamia, alla nostra terra, negli anni 42, subito dopo, mh, dopo Cristo. Allora, eh, quel, quella piana di Nineveh che è stata occupata eh, nel 2014 da questi terroristi, eh, se non accettiamo le, le due possibilità di convertirsi all'Islam o pagare le tasse, veniamo decapitati. Ringraziamo il Signore che tutti abbiamo scelto di rimanere con la nostra fede e lasciare, abbandonare tutto quello che avevamo e partire fuori della de, de nostra patria a un posto a per, per trovare proprio un posto sicuro. Usted, a livello personale, come logro scappare? Allora era molto difficile nei primi, nelle prime ore perché infatti dovevamo fra qualche d'ora subito scegliere o decidere cosa dobbiamo fare. Allora quello che abbiamo scelto era proprio questo, di, di rimanere con la fede proprio e anche nel, dal, dal punto di vista umano, dal punto di vista anche cristiano. Eh, per me è stata molto, molto, una cosa molto grande perché ho visto che tutti i miei fedeli, so, senza un d'accordo con, con loro, senza chiamare tutto, senza chiedere tutto, ma tutti abbiamo scelto subito di, co, e questa scelta di rimanere con la fede, questa per me è stata anche una, una, un rafforzo, una, una, un punto di, che mi ha dato anche tanto coraggio. Diciamo. 1500 famiglie scapparono da questo pueblo che que si encuentra al nord dell'Iraq. Come vivono il dopo quando scapparono? Allora, eh, I primi giorni erano proprio difficili perché doveva, eravamo senza niente, perché quando siamo usciti eh, in qualche ora proprio eravamo, dovevamo scappare partire senza niente, eh, siamo riusciti ad arrivare a un, po a un posto al nord dell'Iraq dove si trova anche la, la nostra chiesa cattolica, perché in Iraq eravamo quasi la maggioranza tutti cattolici, eh, siamo riusciti ad arrivare a questo posto sicuro eh, dentro la chiesa, ma i primi giorni senza niente proprio. Ringraziamo il Signore che tramite tanti nostri, tanti nostri fratelli che sono in tutto il mondo abbiamo riuscito a sopravvivere nei primi giorni. Ya pasaron tres años de esta terrible experiencia. Su pueblo ya se encuentra otra vez ocupado por algunas de estas familias que escaparon. Eh, actualmente hay 800 familias de esas 1.500. Eh, usted está en Roma, pero cada año regresa a, a digamos, a Telescuf. Eh, ¿Cómo se encuentra en este momento luego de haber vivido esa experiencia tan, tan terrible? Allora, eh, come ho detto eravamo eh, 125.000 cristiani in, quella, in quel territorio, sicuramente nel mio paese che eravamo 1.500 famiglie non sono tutti tornati, ma infatti sono tornati oggi, il mio paese è uno delle, dei, dei primi paesi che sono tornati i cristiani eh, ad abitare in sé, e le famiglie tornate sono più oltre di 800 famiglie. Eh, le situazioni adesso sta sono meglio perché anche se non c'è più l'ISIS sicuramente c'è la mentalità ancora um, a Mosola, anche in questi paesi grandi, ma nel mio paese dove eravamo tutti cristiani cattolici. Uh, sono tornati questi, questo, è tornato questo numero di, di famiglie. Uh, adesso stanno molto meglio. Ad esempio, nell'Epefania hanno battizzato più di tre, 13 bambini e questo è anche un punto di speranza. Uh, sono, sono tante le attività che stanno facendo anche dentro la chiesa: uh, attività giovanile, hanno festeggiato il Natale, hanno, ci sono delle feste ancora. Sono tornate le feste cattoliche. Ya para finalizar, dentro de toda esta experiencia tan negativa que ha vivido, que seguramente nos ha contado un 1% de lo que realmente vivió, ¿qué es lo positivo que queda en estas comunidades? Usted que, que está en, contato, en contacto aún con, con su parroquia, con su exparroquia, con, con las familias que regresaron en este territorio. Allora, el positivo, lo que habíamos tocado. Che ho toccato personalmente anche, che quando ho visto quella speranza negli occhi dei miei fedeli, quella fede, quelli, eh, quel ritornare ai, ai valori eh, cristiani cattolici, proprio, perché quando parliamo di una, della difficoltà sicuramente non è che noi soltanto abbiamo scelto di rimanere con la fede, noi sì l'abbiamo scelto, ma sempre eh, ci accompagnava e ancora ci accompagna questa grazia di Dio che ci aiuta ancora per eh, poter difendere. La nostra fede e quello è per me è sicuramente una, un punto di, di speranza: un, un, una cosa che mi aiuta per, uh, per poter anche continuare in questa, in questa fede e aiuta, eh, chiedere ai miei fedeli di, di rimanere sempre con questi valori perché. Secondo me questi valori che ci hanno aiutato a sopravvivere non è soltanto che noi abbiamo, abbiamo partito da soli, no. questi valori che erano la fede, la, la famiglia la, e la Chiesa che ci hanno aiutato a, a sopravvivere, ad, ad arrivare fino ad oggi, che siamo sì, non siamo rimasti tutti nel paese, ma sicuramente quelli che sono rimasti hanno ancora questa, questa fede, questa, questa mentalità di ricostruire quello che, ha, che hanno distrutto gli altri. Per noi, la nostra risposta accanto a questa, questa persecuzione è stata sempre rimanere fedeli, rimanere uh, fedeli alla nostra fede, alla nostra famiglia, ai nostri valori cristiani. È quello che ci ha aiutato e siamo sicuri che ci aiuterà. Questa è la nostra speranza. Bien, muchísimas grazie, don Karan. Sin duda, i valori eh, cristiani sono quelli che ci hacen fatto como come comunità. Muchissimo, grazie, amigos. Questo è es Io Influyo desde Roma.